Pazzesco, ma si sente? Sì. No, raga, pazzesco. Cioè, siamo stati invitati qui da Riot nei loro studi, in quel di Santa Monica in America, raga, guardate che figata. Un'esperienza incredibile, proveremo. Posso dirlo quello che proverò? Valorant per console, quindi andremo a testare proprio la differenza tra mouse and keyboard e console. Ovviamente dobbiamo fare un giro negli studios, andiamo a visitare l'area di League of Legends. Infatti guardate qua la statua, la scultura di Annie, che ha lanciato la sua ultimate, la sua suprema, perché sennò qua sono guai. Non la traduciamo bene in italiano. Questo paese dei balocchi, raga, guardate che spettacolo, dove ci sono tutti i lavoratori, insomma i programmatori che stanno facendo tutto, gli artisti, i grafici, poi ci sono delle zone per League of Legends, delle zone per Valorant, per TFT, di tutto e di più, raga, guardate che spettacolo. Uno dei miei primi giochi, se non il primissimo, serio, quando ho iniziato a streamare è stato League of Legends, ero top 500 nel blank al mondo. Signori, guardate qua, c'è un altro spettacolo, Annie uguale. Questa qua di Annie è presa da un trailer che hanno fatto, strapazzesco, dove c'è stava pure tra l'altro Garen e Yasuo che si scannavano con Katarina. Però guardate che spettacolo, raga. All'interno delle varie zone dove ovviamente è possibile registrare, perché in alcuni casi c'è scritto non si può registrare, però dove ci diranno di registrare faremo un sacco di riprese per farvi vedere un po' quello che sono gli uffici di Riot Games. Quindi carichiamo il mondo bene. Annie, sei pronta? 5. Non si può toccare la statua, se no. Cioè, raga, questi qua c'hanno il bar loro, il Bill Water, il bar dove si imbriacano tutti. Sei provato a saltare, eh? Sì. L'hai visto? Sì. Fa il saltino. Cioè, è enorme, ma raga, che cazzo di posta è gigante? Ma è enorme, oh. Ma questi si sono come di mezza Santa Monica. Là, siamo l'ultimo della fila, siamo noi Petroni. Siamo andando in giro. Allora, questa è casa mia. Ecco qua, allora. Questa è la dépendance. La dépendance de presque. Comunque, stiamo dicendo che il bello di parlare in italiano è che spesso c'è tante situazioni dove magari ti sei stufato, dici delle parole in italiano che non capiscono, tipo sti coglioni. scherzo, no, sto scherzando. No, questa tagliamo, Buonasera a tutti, signori, benvenuti a questo evento fantastico. Dove ancora una volta andremo a vedere chi sarà il vincitore della Valorant Cup italiana. Le sedie si muovono. Bene, ragazzi, siamo pronti. Siamo per provare Valorant per console. Ci hanno dato tutti i gadget extra esclusivi fighissimi. E l'ho già un po' provato, pochissimo. Il feeling spacca, ho cambiato controller. Ora vediamo come va. Sono contro Nidshot, Joe e Tense. Aiuto. Signori, unboxing speciale di questo gift pack by Riot. Devo strillare, ma non capisci che non posso strillare troppo. All'interno c'era già questo qua, che era qui, il Ledge. Guardate che figata. Tra cui c'è scritto Valorant arriva sul console, portapad, calzettoni, strafighi. Ovviamente qui abbiamo tutto il kit del Ledge. Signori, non è la brocca, ma è sempre una cosa precisa e bene. Ma molto molto fluido, di la verità. Vabbè, lo stiamo provando su PlayStation 5. Gira veramente veramente bene, secondo me. Cioè, almeno ci hanno garantito i 120 fps fissi. Molto molto fluido, però siamo nello shooting range, dobbiamo vedere dopo in partita. Allora, aim assist senza focus mod è minimo. Però quando metti la focus mod, che sarebbe come se vai in mira con L2, diventa ancora più preciso. Mi sembra come se tiene benissimo il centering dello schermo e che ti porta quasi sempre a avere la linea sull'headshot quando giri. Ma instant proprio. I'm dead. I hear you, Nate. No, Nate! Ah, it's impossible, Devin! Kill Devin! Non sono arrivato ultimo. Wow, no! I got stupid. I was stuck. I tried to run, but I can't. I watched your screen. No, I'm joking. Signori, buonasera a tutti. Stiamo provando Valorant su console in anteprima negli uffici Riot. Esperienza indimenticabile, anche perché Nidshot ci sta carriando. Io ho fatto una bella partita, ma le altre due ho fatto caccare. Ma non importa, vogliamo? No, ci facciamo carriere da Nidshot? Assolutamente sì. E allora, let's go. Oh, nice! Let's go!
Ragazzi, le tre cose più importanti da sapere per Valorant su console: non sarà crossplay, quindi PC giocherà con PC, console con console. Un'altra cosa importante sarà l'account condiviso, quindi tutto quello che avete sul vostro account attuale verrà trasferito anche sull'account per console. Ultima cosa, ovviamente c'è l'aim assist nella modalità normale, quindi quando andiamo in mira non è così potente, però premendo R2 invece si va in una modalità focus, dove aumenta l'aim assist, aumenta la precisione e aumentano gli headshot. Sali di casa con la possibilità e opportunità di visitare gli studi di Riot in quel di LA per provare che cosa? Per provare integrazione, quindi il nuovo Valorant su console. Ci ho un po' pensato, ho detto come può essere alla fine possibile convertire quello che è un gioco prettamente mouse and keyboard, quindi mouse e tastiera, in un gioco per controller. Beh, ero un sacco incuriosito, abbiamo provato, anche se onestamente io, come sapete, non è che sono un giocatore fisso di Valorant, non sono un player di Valorant, però comunque gioco mouse and keyboard e ovviamente giochi come Valorant e Counter Strike e cose così sono giochi che prettamente si vedono giocati con questa periferica. Devo dire però invece le prime impressioni subito con mouse, con il controller, scusate, sono state molto molto positive, nonostante io, ecco, poi non giocassi da controller, quindi il feeling è stato subito tra intuitivo e semplice. Hanno questa modalità che si chiama focus, quindi una mira in focus che va alla fine a rallentare un po' quello che è la sensibilità dell'analogico e a migliorare quelle che sono poi quella che è poi le aim assist del gioco. Se per sé si può giocare pure in hipfire senza mira, perché le aim assist c'è, non è così forte, cioè alcuni dicevano che era snappy as fuck, quindi che dicevano che era tanto aim assist, io non l'ho sentito così tanto, poi magari, ecco, io non so controllarlo perché non gioco controller, quindi questo è un conto, magari chi sa giocare bene controller lo riconosce meglio, su questo sicuramente è così. Però ecco, invece la modalità focus, quella sì, l'aim assist si sentiva tanto, giocava bene il fatto degli angoli, alcune abilità come dicevano ad esempio il blind, quindi la flash di in alcuni casi la flash dava fastidio, cioè nel senso facevi fatica a girarti per counterarla. Alcune cose, come hanno detto loro, le hanno adattate al gioco, le stanno adattando al gioco piano piano, non sono proprio uguali a quelle là del PC, quindi avremo proprio due cose diverse, anche un bilanciamento diverso, un micro bilanciamento diverso, ecco, chiamiamolo così. Ovviamente cosa buona è che non è crossplay, quindi tutto quello che è controller rimane su controller, rimane su console, e quello che invece è mouse e keyboard rimane mouse e keyboard sul PC. Invece per quanto riguarda tutti i cosmetici e cose così, gli account sono sharare, quindi tu puoi avere l'account sia su console che su PC, e le periferiche sono separate, ma tutto quello che c'è all'interno, tutto quello che ho conquistato, quello ti rimane nell'inventario. È una cosa buona, anche perché comunque sappiamo quanto costano comunque il valore delle skin di Valorant, quindi è giusto così. Prime impressioni buone a livello di Riot, ovviamente stra professionali, l'evento in sé per sé è stato figo, ci hanno dato la possibilità di proprio vedere il tutto, provare il tutto per diverse ore, 3-4 orette, c'era anche qualcuno che ha provato una mappa nuova, quindi hanno fatto provare pure una mappa nuova, sono stati stracarini in questo. Ecco, ovviamente poi sapere, io non sono un fan di questa tipologia di giochi, però c'è da apprezzare anche il lavoro dei dev, che sono stati tra seri nel rispondere alle domande delle persone che gli hanno fatto, immediatamente prendere appunti anche sulle modifiche che magari c'erano da fare, ci chiedevano domande, ci chiedevano informazioni. Su questo devo dire che sono stati molto 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 in gamba. Quanto riguarda l'esperienza in generale, io mi sono divertito, il gioco da controller secondo me è accessibile a tutti, è diverso ovviamente da quello mouse and keyboard, cioè il feeling è che giochi ovviamente a Valorant, cioè è Valorant, ok? Però bisogna masterarlo, perché c'erano i dev fortissimi che ci distruggevano con il controller, mentre noi sembravamo un po' lentini. A parte Nailshot, che era fortissimo, che faceva il panico e clanciava diverse volte. Detto questo, ragazzi, vi si vuole bene, spero che il video vi sia piaciuto, spero che tutto il tour sia particolarmente interessante. Scrivetemi magari nei commenti se avete qualche domanda e cose così. La mia esperienza, diciamo, da player novizio di Valorant, o player comunque sia inesperto di questo mondo, è stata positiva. Sono curioso di sapere anche la vostra e vedere se giocherete a Valorant su console. Un bacione, ragazzi, vi si vuole bene, dai. You.